Vorrei fare ancora tante domande, però cerco sempre di darmi i 30 minuti che abbiamo appena raggiunto, quindi ne faccio due. Una andiamo un pochino oltre il diretto e l'indiretto, perché mi stavo chiedendo mentre l'ascoltavo, professore, qual è una domanda un po' vaga, quindi un po' indiretta, quindi la riempie lei un pochino come preferisce. Qual è il contributo che sente che l'ipnosi può dare o che vede che sta dando in questo momento? Parlo ovviamente della situazione pandemia, delle relazioni, in questo caso terapeutiche, a distanza. Anni fa un collega australiano mi disse che Zweig, per esempio, fa regolarmente. No, in realtà me lo disse un collega italiano, che Zweig fa regolarmente ipnosi formali anche online, quindi questo non è un limite. La mia penultima domanda è questa: che contributo lei vede che può dare, sta dando l'ipnosi, il fare l'ipnosi, utilizzare l'ipnosi a questo momento che stiamo vivendo, alle richieste che ci stanno arrivando dalle persone? Io penso che diciamo, lavorare a distanza oggi è diventata una necessità e inizialmente l'abbiamo accolta con grande dispiacere perché il contatto diretto è tutt'altra cosa. Però poi si possono imparare delle cose lavorandoci sopra che in fondo danno al terapeuta anche delle possibilità in più. E l'ipnosi a distanza, a mio avviso, oggi siamo in grado di farla e non mi pento di aver imparato a farla perché penso che sarà utilizzata anche dopo che sarà finito tutto questo. Ci sono degli aspetti che non facilmente potresti avere, no? Cioè, tu entri nelle case delle persone, le persone entrano in casa tua in qualche modo e questo crea qualcosa di importante. Nella mia esperienza, nonostante le mie aspettative fossero del tutto negative, a proposito dei segreti e delle rivelazioni, ho avuto molte più rivelazioni nei video a distanza fatti con i pazienti di quanti ne avessi prima, pazienti che avevo seguito anche da diverso tempo. Mi hanno raccontato delle cose di loro stessi, si sono aperti, nonostante fossimo a distanza, anzi, forse anche proprio per quello, potrei Dice che dire il setting ha influito? che il setting ha influito, cioè delle cose che non pensavo mi avrebbero mai detto, me le hanno dette invece con questa modalità. E poi c'è anche un'altra cosa che insomma noi ne consideriamo poco, che nella terapia a distanza fatta appunto online noi vediamo anche noi stessi, che è una cosa anche se magari in un quadratino piccolo, insomma, però no, di solito non ci vediamo. Ecco. Cioè, quindi vedermi significa anche pensare a come mi vede il paziente in quel momento, capire se l'atteggiamento è sufficientemente adeguato a quel tipo di paziente o no. Anche questo è l'aspetto indiretto e non verbale. Quindi ci sono una serie di cose che la distanza non può togliere e addirittura in certi casi certe cose che aggiunge. Un senso di sicurezza stando a casa propria che probabilmente nello studio non hanno. Quindi teniamone conto, insomma, ogni situazione ha i suoi vantaggi e i suoi svantaggi. Ecco, una delle cose che insegna l'ipnosi ericksoniana è di essere flessibili e imparare ad adattarsi al paziente piuttosto che al contrario. Assolutamente. Io le farei veramente, non lo dico retoricamente, tante altre domande perché c'è tanto da apprendere. Quindi poi invitando invece le persone a partecipare alle vostre formazioni, peraltro mi permetto di fare proprio una volta direttamente i complimenti per come avete ricostruito il vostro sito dove adesso so che si può, cioè, so, l'ho fatto, si può accedere e trovare un sacco di contenuti, di workshop, di webinar, di corsi. Ripeto, in diretto e indiretto credo che sarà Sarà anche. immesso. Ecco, sì. Quindi è disponibile e lo Infatti sarà. mi ricordavo esatto che c'era. C'è un webinar che appunto è disponibile, chi vuole può prenderlo, può vederlo, insomma, e l'argomento viene sviscerato più estensamente, ovviamente. Lì è una questione di ore, non di mezz'ora. Certo, Quindi c'è il tempo a disposizione.
È chiaro che questo è un tipo di argomento che richiederebbe del tempo, però dall'altra parte, ecco, e anche qui la modalità video è una modalità da un lato meno generosa di quanto non sia quella dal vivo, dall'altra parte però permette, come dire, di vedere, rivedere e avere delle possibilità di apprendere in maniera diversa, però forse in certo senso anche più approfondita, perché se ti sfugge un concetto al volo e non lo recuperi se sei dal vivo, e invece così lo puoi rivedere più volte. Le faccio la mia ultima domanda, allora, che questa gliel'avevo anticipata, la faccio alla fine di ogni intervista. Le chiedo di immaginare di dover dare un suggerimento a un giovane psicologo, un suggerimento di qualcosa che lui possa fare nella sua vita quotidiana per allenare una competenza, una capacità, una caratteristica che poi gli sarà utile invece durante le sedute con i suoi pazienti. Che consiglio gli darebbe a questo psicologo? Non so se la risposta è giusta, però mi sento di darla e la do volentieri a tutti quelli che iniziano questo lavoro. Cioè che la cosa più importante per noi è di allenarci continuamente a vedere in quale modo ogni persona è unica, cioè trovare l'unicità, no? Cioè, c'è chi sa far ridere, c'è chi è capace di soffrire, però in una maniera molto personale e particolare, con grande orgoglio, senza parlarne agli altri. Insomma, ogni persona ha delle sue caratteristiche, perché così facendo, se ogni persona che abbiamo di fronte diventa unica, abbiamo anche una maniera, un modo di appassionarci a quella persona. Quella unicità la rende rara o esclusiva addirittura, e l'interesse nei suoi confronti aumenta. Cerchiamo di capire come mai è così e perché è così speciale. Ecco, faccio un esempio proprio clinico. Cioè, quando ho chiesto a una mia paziente che cos'è, qual era la sua passione, io mi sarei aspettato che mi dicesse, non so, jogging, o pittura, cose di questo genere. Lei mi ha detto estirpare le erbacce. Io mi sono Ma detto, ma che razza, no, no? mi appassiona. Però la chiave della terapia è stata quella, perché ho dato alla paziente, invece di dargli un unico suggerimento, e ho dato cinque suggerimenti, e lei mi ha detto, guardi, quattro di quei suggerimenti facevano schifo, e quindi li ho buttati via. Io mi sono detto di me come le erbacce, però il quinto era meraviglioso. E trovi la specializzazione di quel soggetto, e una volta che l'hai trovato, hai un modo per capirlo e anche per avvicinarti a lui in una maniera eccezionalmente ravvicinata, perché è un modo di capire la sua unicità e al tempo stesso, come dire, non considerarlo un prodotto di massa, ma qualcosa di, no? Di unico e irripetibile. E quindi l'osservazione dei particolari, del piccolo particolare che rende la persona unica, è assolutamente per me quello che poi, fra l'altro, mi permette di non annoiarmi mai. Certo. Perché quella unicità non la trovo da altre parti, allora non c'è un effetto, no? Noioso. Uno dei rischi della psicoterapia è di creare noia da una parte e dall'altra. Ecco, per me credo che questa sia una delle cose più importanti da evitare, e l'unicità del paziente mi permette anche di capire in che modo lo posso aiutare meglio. Non so se risponde a quello che dicevi tu, perché è un'osservazione che faccio sui pazienti, ma faccio anche nella vita di tutti i giorni, cerco di vedere sempre quello che c'è di straordinario, di unico, di irripetibile, perché c'è in tutti. Mi piace, a parte che ho un consiglio, secondo me, non so se facilmente, ma concretamente spendibile, è molto ericksoniano, e in più è bello perché ti aiuta anche a spostare l'attenzione, no? C'era Wicklund che diceva: noi dovremmo essere gli esperti di salute mentale, ma siamo finiti per diventare gli esperti di malattia mentale, no? Quindi riappropriarci un po' dell'interesse per quelle che sono le risorse delle persone, le cose che le rendono uniche, le qualità. Secondo me è sempre un ottimo allenamento. Professore, grazie mille di questo fin troppo breve, ahimè, tempo che ci ha dedicato.
E io di nuovo invito veramente di cuore chi vedrà questa intervista a seguire il suo lavoro, quello dei suoi collaboratori della vostra scuola, delle vostre scuole. E che dire, alla prossima. Va bene, grazie Flavio e arrivederci. Grazie. Vediamo di persona prima o poi. Spero di sì. Va bene, ok, un abbraccio. Anche a lei.